A supporto dei più deboli, l'Ordine dei Farmacisti di Frosinone ha organizzato una raccolta farmaci in collaborazione con il Banco Farmaceutico Federfarma del presidente Giovanni Querqui e l'Associazione Giovani Farmacisti di Frosinone. I farmaci raccolti nell'ultima settimana sono stati consegnati alla Croce Rossa di Frosinone e attraverso la Caritas saranno adesso smistati alle famiglie in difficoltà anche a causa della lunga emergenza da Covid-19. Consegniamo tutti i farmaci che abbiamo raccolto in questa settimana con il Banco Farmaceutico, la consegniamo alla Croce Rossa Italiana di Frosinone per essere smistati alle Caritas, ovviamente a favore di quelle che sono le categorie meno fortunate che insomma escono anche da questo momento particolare di Covid e insomma la gente è in difficoltà e quindi noi farmacisti abbiamo adottato questa iniziativa per venire proprio incontro a queste esigenze, a questi bisogni. C'è poi purtroppo un'altra grande emergenza da gestire legata al conflitto in Ucraina. L'Ordine dei Farmacisti di Frosinone ha allora subito organizzato una nuova raccolta di farmaci e di beni di prima necessità che saranno devoluti alla popolazione ucraina. Tra l'altro oggi abbiamo anche questa nuova emergenza che è quella dell'Ucraina dove c'è tanta gente che soffre e noi farmacisti della provincia di Frosinone abbiamo messo a disposizione tutti i nostri farmacisti, 740 farmacisti della provincia di Frosinone e 180 farmacie della provincia di Frosinone per organizzare una raccolta di farmaci e di beni di prima necessità che saranno devoluti proprio alla Croce Rossa Italiana per essere mandati in Ucraina per queste popolazioni che hanno veramente bisogno. D'altronde i farmacisti sono sempre a disposizione della popolazione, della gente, l'abbiamo visto anche durante il Covid che non abbiamo fatto mancare quella che è la nostra sensibilità e il nostro attaccamento ai pazienti che si rivolgono a noi e abbiamo inteso raccogliere questo invito che viene proprio da queste popolazioni, da queste immagini strazianti che vengono dall'Ucraina per dare quello che è il nostro supporto e quindi tutti i farmacisti della provincia di Frosinone parteciperanno a questa iniziativa per venire incontro proprio a queste popolazioni che stanno vivendo questo dramma incredibile che è la guerra che pensavamo non potesse più trovare albergo nella nostra Europa. Purtroppo c'è e quindi anche noi faremo la nostra parte così come la facciamo sempre. Abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa di concreto anche noi farmacisti, titolari di farmacia, nei confronti di quello che sta succedendo in Ucraina. Sarà pubblicato un elenco delle farmacie aderenti, per cui le persone che vogliono inviare qualche farmaco, qualche contributo in farmaci o parafarmaci in Ucraina potranno recarsi presso queste farmacie, per cui saremo per una settimana a disposizione di tutti quelli che vorranno partecipare a questa iniziativa.